L'ambiente è un elemento indispensabile per la sopravvivenza umana. Ecco perché diventa di vitale importanza il rispetto di esso. Infatti, tutto ciò che consumiamo proviene dall'ambiente ed è nostro dovere non sprecare queste risorse per il nostro benessere e per il benessere degli altri. L'uomo utilizza per l'energia i combustibili fossili, petrolio, carbone e metano, quotidianamente. Bisogna rendersi conto però che queste risorse non sono inesauribili e prima o poi finiranno. Occorre quindi trovare al più presto nuove fonti di energia alternativa. Una soluzione è costituita dalle risorse dell'ambiente. Infatti, come energia elettrica, si può sfruttare l'energia solare o quella idrica. Quindi, come già detto, è importantissimo non sfruttare indiscriminatamente le risorse ambientali. Se si tagliano gli alberi, se ne devono ripiantare degli altri. Se si pescano i pesci, bisogna farli anche riprodurre. Non bisogna gettare gli scarichi industriali nei fiumi, inquinandoli irreparabilmente, con conseguenze disastrose. Quindi, se non rispettiamo e trattiamo bene l'ambiente, quest'ultimo ci ripagherà con tutto quello che ci serve per sopravvivere. Se posso permettermi un consiglio, rispettate l'ambiente. Questa terra è l'unica che abbiamo, salviamola insieme. Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. Pensa al futuro. Tu e di tutti coloro che verranno. Rispetta l'ambiente. Dopo averne discusso in classe, abbiamo deciso di partecipare attivamente al progetto per la salvaguardia dell'ambiente. Per questo oggi ci troviamo qui a Tramonti, nel Parco della Tranquillità di Paterno, per salvaguardare l'ambiente di Tramonti.